Ciao amanti dei libri, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è il 25 di dicembre, quindi comincio subito col farvi tantissimi auguri di Buon Natale, sperando che stiate passando delle feste serene, tranquille, che abbiate ricevuto dei bei regali. Fatemi magari sapere se avete ricevuto dei libri, se avete regalato libri, se vi sono piaciuti, se li consigliate. Fatemi un po' sapere, insomma, come procedono questi giorni festosi. Io oggi invece vado a parlarvi di tre libri che ho letto di recente e che consiglio tantissimo. Allora, il primo che vado a elencarvi è un classico che può anche essere letto sotto questo periodo, secondo me. Non è male sotto le feste leggere questo libro, è Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. È veramente un classico, sicuramente tanti di voi l'avranno già letto, magari fatemi sapere se vi è piaciuto. A me è piaciuto parecchio, mi è piaciuto tanto come viene raccontata la visione femminile, perché viene specificata in più punti, perché c'è la protagonista che ha un carattere forte, intraprendente. Ha delle scelte nella vita che possono andare in contrasto con la società di allora. Poi c'è sua sorella che è più gentile, è più dolce, dovrebbe essere più apprezzata nella società, però per la famiglia che si ritrova viene un po' messa al bando. Ha le sorelle più piccole che anche loro seguono l'esempio della madre, dove il matrimonio è la cosa necessaria nella vita, però nello stesso tempo non si comportano come dovrebbero e quindi anche lì vengono giudicate. Quindi su 3-4 persone, su 3-4 elementi femminili che ci sono nel libro, vediamo proprio come i pregiudizi possono incidere sulle loro vite e anche sulle vite di altri che se leggete il libro scoprirete. Quindi fatemi un po' sapere cosa ne pensate. A me, ripeto, è piaciuto. È un classico, è ovviamente magari di un'altra epoca, quindi secondo me certi dialoghi vanno letti con un po' di concentrazione, però sinceramente l'ho trovato un libro interessante, che comunque penso che una volta vada letto almeno una volta. Detto questo, passiamo invece a un giallo che mi era stato consigliato anche e che ho apprezzato molto, molto bello. Agatha Christie, L'assassino di Roger Ackroyd, scusate. Molto bello, molto bello, perché fino alla fine, vabbè, come al solito nei libri di Agatha Christie non si capisce niente, si cerca sempre di trovare quel punto che è difficilissimo da trovare. È un bel finale, molto molto bello, molto scioccante, perché proprio dici: ho letto un libro e non ci ho capito niente, quando nella realtà, se dopo si va a rileggere, si notano dei piccoli passaggi che veramente dici: ma ce l'avevo sotto il naso e non me ne sono accorto. Quindi veramente bello, lo consiglio tantissimo e se lo avete già letto fatemi sapere cosa ne pensate, ma secondo me è un grandissimo giallo, veramente. Detto questo, vi lascio con la chicca. Chicca natalizia che penso che tantissimi di voi avranno letto e se non l'avete fatto io ve lo consiglio caldamente. Un canto di Natale di Charles Dickens, bellissimo, veramente bello, consigliatissimo. La storia probabilmente la sapete, di quest'uomo avaro che ha passato tutta la vita solo ad arricchirsi senza mai spendere, senza mai fare niente quasi di buono per gli altri. E riceve la visita di tre spiriti del Natale, presente, passato e futuro, che gli mostrano un po' com'era prima di diventare così avido, di com'è adesso e di cosa sta perdendo e di cosa sta anche creando il suo comportamento negli altri, e il futuro che gli mostra ovviamente che se le cose non cambiano finirà male, nel senso verrà odiato, cioè anche una volta che non ci sarà più, non verrà mai apprezzato. E quindi, insomma, alla fin fine lui deve fare una scelta ed è bellissimo veramente il modo in cui lui comunque vede questa cosa, come la vive anche. Detto questo, io vi consiglio anche, se avete la possibilità, di vedere A Christmas Carol della Disney. Bellissimo, perché
Per me è molto molto bello. So che consigliano anche Un canto di Natale della Disney. Io non l'ho ancora visto, con Topolino, Paperino. Magari se l'avete visto fatemi anche sapere. Io quello devo ancora vederlo, però spero di vederlo a breve. So che adesso insomma è arrivato anche su Disney Plus e quindi chi avesse la possibilità veramente lo consiglio. Consiglio quello A Christmas Carol della Disney che ho visto ed è veramente uguale al libro. E Un canto di Natale di Topolino, magari fatemi sapere se vi piace. Io ho visto tantissime recensioni, tantissime persone che lo hanno consigliato veramente tanto, anche quel cartone animato lì. E niente, per me è la storia più bella del Natale, raffigura veramente lo spirito natalizio sotto tutti gli aspetti. Ecco, insomma, questi sono i libri che vi consiglio per questo periodo, che vi consiglio di leggere. Fatemi quindi sapere se li avete letti. Se vi sono piaciuti, se li avete apprezzati, cosa ne pensate, se pensate anche di poterli regalare, insomma, fatemi un po' sapere cosa pensate di questa cosa. Io adesso vi lascio con il mio più grande augurio di Buon Natale, che possiate passare veramente delle feste serene con chi vi vuole bene. E cerchiamo un attimo di magari lasciare indietro i pensieri negativi, di goderci un po' questi giorni perché sono anche cose che dopo per un anno non tornano più, sono importanti, a volte sono più importanti queste piccole cose di tante altre. Quindi basta, aspetto i vostri commenti, tantissimi auguri ancora e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, un bacione, buon Natale!